Do you have an atlas? Any fresh on the building, you already know what the fuck is going on. Siamo qui con un nuovo fucking video. Oggi andremo a vedere il curioso caso dei carcerati diventati famosi nella rete sociale grazie alla piattaforma di TikTok. Però prima di iniziare, come al solito, you feel me, vi invito a seguirmi su Instagram, @Manny2Fresh, eppure su TikTok, @MannySoFresh. Io direi di non perdere ulteriore tempo e gettiamoci subito nel fucking video. Come tutti noi sappiamo, in questo ultimo periodo è esplosa la nuova app di TikTok. Se non conosci TikTok, bro, mi spiace dirti che non sei in. Io stesso, come detto inizio video, ho un profilo, quindi ma slime, seguimi che goddamn ogni video faccio 100.000 views, no cap. Molti di voi pensano che TikTok sia un'app per bimbi minchia, ma non è più così. Nel 2021, ladies and gentlemen, pure i carcerati hanno un profilo TikTok. Ho detto bene. I ragazzini al giorno d'oggi sono veramente gasati per la street life, sono molto curiosi di vedere com'è vivere dietro le sbarre. E grazie a questi nuovi creators, influencer, chiamiamoli così, è possibile avere un resoconto. Ma nei vari TikTok cos'è che fanno esattamente? Principalmente fanno vedere il loro lifestyle, diciamo i vari hack prison life. Ad esempio come fare una pizza, come far bollire l'acqua. Fanno vedere i loro room tour. Come ben sapete, a ogni video puoi lasciare dei commenti e molti fans si divertono a chiedere domande, ad esempio come mai sei dentro, da quanto sei dentro, quanti anni hai già scontato, quanti ne devi fare, e si crea diciamo un legame tra carcerato e fans. Ma la vera domanda è: come fai ad avere un telefono se sei in prigione? Talk to me. I telefoni in carcere, da quel che io so, negli Stati Uniti non sono legali. Se non lo sai, i telefoni sono una delle cose più contrabbandate in prigione. Nella maggior parte dei casi, quando tu ti facevi portare dentro un telefono illegalmente, era per fare deal, you know, per portare avanti il tuo cartello, per portare avanti il tuo business, per fare girare, you know, i tuoi cash. Ma al giorno d'oggi non è più così. Se appunto non sei un pezzo grosso e hai la fortuna di aver introdotto un telefono, goddamn, apriti un profilo di TikTok. Loro stessi, questi TikToker, in un'intervista hanno rilasciato che principalmente fanno questi video per rimanere in contatto all'esterno con la loro famiglia e soprattutto far vedere che sono ancora vivi, che ci sono. Che poi, sincero, se io dovessi andare in carcere, fare TikTok diventa la cosa più bella di tutte quante. Negli ultimi anni c'è stata una grande crescita di contrabbando di telefoni, ma non è che li introducono nel modo classico, ora si stanno anche ingegnando. E con le nuove tecnologie, senti un po', bro, ti portano i telefonini con i droni. Cioè è incredibile, tu vedi il drone volare sopra la prigione, boom, ti cade il telefono. Non un Nokia, un iPhone. Oppure nel modo più classico era nascondere dentro le palle da football, quelle da basket. Il modo più semplice per introdurre qualsiasi mercanzia è farsi amico i cuochi, magari pagare qualche dottore, you know, sotto il tavolo. Shh, nessuno vede, tutto è legale se non si vede, you know. Uno dei carcerati più famosi di TikTok è Jay Money, con un totale di 321.000 followers. E nella sua bio si può intravedere subito un link, questo si chiama marketing. Il primo link è diretto al suo account di Cash App. Praticamente i fans, una volta che vedono il suo video, la sua storia, possono fargli delle donazioni, un po' come se fossero nella piattaforma di streaming, in mente. Cioè lui è dietro le sbarre, fa il TikTok, ha un audience, si fa fare le donazioni e con quei soldi che cosa fa? Hai diritto a comprarti le merendine, avere qualche lusso in più in prigione. Difatti va molto di moda flexare mega merendine, le cose. Però se su 300.000 persone tutti quanti gli donassero un euro, cazzo, diventa ricco da dietro le sbarre. Beh, in prigione non ci sarà Louis Vuitton, Gucci o McDonald's, però perlomeno puoi avere un pasto decente, you know? E quando uscirai avere già un gruzzoletto da parte per iniziarti una nuova vita. Nell'intervista che hanno fatto a Jay Money ha rilasciato che in 6 anni di carcere lo hanno solamente beccato 2 volte con i telefoni. Una volta perché l'hanno snicciato e l'altra volta un poliziotto l'ha riconosciuto da dei video appunto su YouTube. Per colpa di queste cose appunto molti carcerati rischiano di prolungare la loro permanenza in carcere a causa delle forze dell'ordine, che anche loro hanno i loro profili e magari tra le tendenze trovano il loro carcerato e dicono: bro, what the fuck? Cioè, pensa un po', tu sei un securino, apri il TikTok di tua figlia e ti trovi
quello che è appena manettato l'altro ieri, you know? Ora, ladies and gentlemen, andremo a vedere un po'. Ora andremo a fare una mini reaction di questi TikTok, così capite meglio di cosa sto parlando. Primo TikTok, andiamo a vedere questo TikTok, mi pare sia un room tour, come se fossi in hotel. Let me see. Ok, gli ha detto, molti di voi mi hanno chiesto, possiamo vedere la tua cella? È un room tour ufficiale. Minchia. Il letto. Il suo necessary, il suo essential. Suoi items, ok. Bella. Ah, quello sono un botto di bottiglie per fare il gym, you know? La palestra. Damn. È proprio vero, questo qua fa i TikTok di nascosto in carcere. Passiamo al prossimo video. Not easy being the disappointment of the family, but here the fuck I am. Gang gang bitch. Lo so che qua dove sono non è un bel posto, ma fa un culo, gang gang gang. Allora, qui che cosa abbiamo? Abbiamo uno chef. Damn, cos'è? Allora, c'ha il ferro da stiro e sta scaldando una piadina, quanto pare. Secondo me funziona. Qui invece è il lavandino. L'acqua che si devono bere i carcerati. Io non mi fiderei, appunto. Vediamo cosa abbiamo. Minchia, cos'è? Questa è la pizza. Pasto super luxury per i prigionieri. La pizza in prigione. Questa sicuramente l'avrà comprata con le donazioni che gli hanno fatto i suoi fans. Assurdo, l'internet non smette mai di stupirmi, goddamn. Do you have an atlas? Ladies and gentlemen, siamo giunti alla fine di questo video. Se vi è piaciuto lasciate un bel mi piace. Se non vi è piaciuto a me non me ne fotte un cazzo. Vi ricordo ancora di seguirmi su Instagram, Tunietabassa Manny2Fresh, e pure su TikTok ManisoFresh. Prima di chiudere il video vi ricordo una cosa molto molto importante. To the top never stop. Haters gonna hate, bitches gonna suck my dick, and winners gonna win.